Ciao a tutti e benvenuti su Sempre la Biki. Questa sera video idee regalo dedicato a lei. Inizio con le idee beauty perché sono tantissimi i prodotti che ho selezionato e quindi il video sarà lunghissimo. Preparatevi un buon tè, mettetevi comode perché probabilmente durerà anche 30 minuti e più. Inizio dal beauty un po' per attinenza con il canale, un po' perché sono veramente questa volta sempre di più i prodotti da suggerire tra cofanetti meravigliosi che sono usciti, profumi in edizione magari particolare o limitata e nuove idee che ho scovato per voi, però se riesco vi metterò anche il video sulle idee regalo per lei non beauty. Magari lo associo alle idee che ho ricevuto perché così faccio un video un po' diverso dal solito, che comunque può essere uno spunto per le famose mance della nonna, idee dell'ultimo minuto, qualcosa che volete poi comprarvi voi dopo il Natale approfittando magari dei saldi, eccetera, eccetera. Quindi ho pensato di caricarlo in ogni caso. Dopo questo, domani, sempre di corsissima, cercherò di caricare il video sulle idee regalo per la casa e per i bambini, in modo che li abbiate lì come riferimento, e anche qua in generale ve lo lascio perché potrebbero essere utili nei prossimi giorni. Inizio subito più o meno in ordine sparso perché ho messo le cose, le ho disseminate qua davanti a me sulla scrivania e anche per terra perché non ci stavano, quindi inizio random e inizio dai prodotti di make up. Quest'anno per me tra i cofanetti più simpatici e divertenti che sono usciti ci sono quelli di Benefit Cosmetics e di NYX Professional Makeup. Sono veramente simpatici, è ovvio però che se avete di fronte a voi una persona, una donna di cui conoscete i gusti di make up e volete regalare invece cose differenti e marchi magari anche un po' più classici, un po' più eleganti come Chanel e Dior, ci sono anche tante proposte in questo senso e una ve la farò vedere proprio stasera. Questo però secondo me è il momento ideale per fare un regalo un po' particolare magari a una ragazza che sta crescendo, a un'amica, una sorella, e quindi i cofanetti simpatici sono sempre quelli diciamo un po' salvaregalo. I primi cofanetti sono quelli di Benefit Cosmetics, come vi dicevo, guardate per esempio questi sono dei cracker natalizi che hanno lanciato quest'anno, ne esistono diverse versioni, questa fucsia e questa rosa un po' più chiaro, contengono due prodotti all'interno, il fucsia per esempio contiene la miniatura del Benefit Bad Gal e il Professional che è un primer per il viso, mentre questo più chiaro contiene l'altro mascara iconico della casa Benefit e la versione di Hoola Bronzer, quindi fra i due non lo so, sono indecisa perché il mascara che più amo è il Benefit Bad Gal Bang, è complicatissimo da dire, però questo mi sembra più versatile con all'interno anche il bronzer. In più è uscita invece una confezione meravigliosa che ovviamente da me ha già addocchiato una Biki che sicuramente sparirà appena avrò finito di filmare questo video, che è la torta in metallo. Questa è una tin che poi rimane a voi, è una scatola che vi resta e che potete riutilizzare e che all'interno contiene diversi prodotti, tra cui il Benefit Bad Gal Bang mascara in taglia però intera, normale. Il Professional sempre in taglia full size, la matita per le sopracciglia sempre in taglia intera e la tinta per le guance liquida in colore rosato. Questo secondo me è una confezione carinissima che fa un pacchettino meraviglioso ed è a mio avviso perfetta anche per le ragazze che iniziano magari a truccarsi da poco. Le altre cofanetti, come vi dicevo, sono quelli di NYX Professional Makeup che ha lanciato tutto un tema molto divertente, dedicato anche ai dolcetti, ai macaron, ai marshmallow e le confezioni sono divertenti e riprendono un po' questa tematica anche nei disegni. Le scatole sono sempre in metallo e quindi riutilizzabili e ce ne sono differenti, ad esempio questa che è quella con questi disegnini si chiama Whipped Wonderland e all'interno contiene ben 8 ombretti differenti, ve li faccio vedere. Spero che riusciate a vedere i colori, se no vi tolgo la plastica. Mi piace tantissimo perché i colori sono sfruttabilissimi, ci sono tonalità del rosa chiaro, del prugna, del marrone, quindi sono veramente belli e potete magari associarli ai lolli invece per le labbra, quindi sono delle confezioni a forma di lecca lecca in plastica, al cui interno ci sono tre prodotti labbra in formato miniatura. Sono i butter gloss, quelli molto cremosi, molto idratanti sulle labbra e i colori sono portabilissimi, di solito piacciono tantissimo anche alle ragazze. Se volete invece usare con qualcosa di un po' più corposetto per le feste soprattutto e regalare un cofanetto che difficilmente probabilmente uno comprerebbe da solo, vi consiglio di usare con questo che è Sugar Trip, sempre di NYX, e all'interno contiene tutta la collezione dei glitter di questo marchio con anche la colla per poterli
tendere sugli occhi. Con questi creerete sicuramente tantissimi look per le feste, ma ormai va tantissimo anche il glitter da utilizzare non solo sugli occhi ma anche sulle labbra. Come vi dicevo però, non potevo esimermi da proporvi anche un cofanetto che sia un po' più elegante, un po' più da donna, con la D maiuscola, e in questo caso ho selezionato la palette di Dior. Dior è il secondo anno che la propone, questa volta ovviamente ha cambiato il tema e il disegno al di sopra. La palette è questa, si chiama Magic Wish, ve la faccio vedere perché è bellissima. Se mi seguite anche su Instagram e qui nel box informazioni trovate il mio profilo su Instagram, l'avrete sicuramente vista alla cena di gala a cui sono stata invitata per festeggiare il Natale con loro. La palette in questione è questa, farete un po' fatica a trovarla perché è andata quasi esaurita un po' dappertutto, provate anche sul loro sito oltre che nelle boutique perché è strepitosa. Allora, la palette è in similpelle e sopra ci sono tutti questi stud che formano però delle costellazioni, è bellissima, con le scritte love, luck, fate, insomma tutti quelli che possono essere magari i desideri di una donna. E all'interno la palette è fatta in questo modo, contiene 5 rossetti con un porta bullet, un porta rossetto in versione gioiello, perché la fascia è tutta scolpita e decorata, quindi il motivo cannage è arricchito per il Natale. E come funziona? Che all'interno voi praticamente scegliete una delle tonalità che volete portare con voi nella borsetta, la sostituite infilandola praticamente al posto di quella già presente e sostituendo il bullet per la serata con il colore che più vi piace. Quindi, tenendo sempre lo stesso porta rossetto, potete scegliere colori differenti e averli sempre con voi in borsetta in una confezione più elegantina. La cosa bellissima però di questo set non è solo quello che c'è all'interno, quindi i prodotti in sé che già sarebbero meravigliosi, ma il fatto che alla fine dell'utilizzo potete semplicemente sollevare la gomma piuma che contiene i rossetti e vi resta una clutch da portare con voi con lo specchio sulla parte superiore per una serata un po' particolare, come ad esempio ho fatto io durante la cena. Quando si parla però di beauty e di profumeria, in generale per me il Natale è anche un'occasione per ricevere e regalare una fragranza. Questo perché molto spesso si ha la tendenza a comprare un po' sempre le stesse, no? Quella a cui magari siamo abituati o che preferiamo. È un'occasione invece, a mio avviso, per provare anche profumi diversi, per tentare quel famoso sì, avrei voluto provare quel profumo, avrei voluto comprarlo, ma magari aspetto un attimino e poi alla fine non l'avete mai fatto. E tra i vari che vi propongo ce ne sono alcuni che sono una novità per quest'anno e altri invece che sono dei grandi classici che io amo. Il primo fra tutti è Chloé, immagino lo conosciate già, ve ne parlo non so da quanto, io da quando l'ho scoperto lo uso praticamente sempre in tutte quelle occasioni, soprattutto speciali, in cui voglio essere sicura di lasciare un ricordo, e un ricordo positivo. Sa di pulito, sa di sapone, ha quel tocco di femminilità elegante, con questa scia di rosa leggera. È un profumo fiorito, ma un fiorito unico, raffinato, femminile, decisamente elegante. A me piace tantissimo e in particolare da poco è uscita la versione Absolue de Parfum, quindi ancora più intensa, ancora più rafforzata, e quindi sicuramente se già amavate questa fragranza ed è nelle vostre corde, l'Absolue può essere una variante unica da avere. Un'altra fragranza che io amo tantissimo e che è uscita sempre nella versione L'Absolue è J'adore, è uscita da pochissimo, è di Dior. J'adore è una fragranza secondo me perfetta sia per una ragazza che per una donna. Mia mamma per esempio la utilizza anche lei nella versione classica e le piace da morire, è un po' più fiorita. Io invece per esempio amo tantissimo la versione L'Or, che è quella con la vaniglia all'interno, la vaniglia del Madagascar, che le dà questa nota un po' più seducente, un po' più orientale, perché ovviamente questa spezia aggiunge anche un po' di sensualità alle fragranze. La versione L'Absolue secondo me è un connubio anche in questo senso, perché intensifica sicuramente sia la durata che l'intensità del profumo, quindi se amate questa fragranza andatela a scoprire perché sicuramente ne vale la pena. Così come mi piace tantissimo, quasi tutti gli anni nel periodo di Natale io vado sempre a curiosare invece nella boutique Acqua di Parma. Quest'anno hanno lanciato delle mini cappelliere che sono deliziose a mio avviso, ve l'avevo già presentata anche nel video di regalo per lui, questa è la versione per lei invece.
E la mini cappelliera contiene all'interno invece tre colonie, tre fragranze iconiche per la donna nel mondo acqua di Parma, e sono queste: sono Magnolia Nobile, Rosa Nobile e Peonia Nobile. Sono un po' dispiaciuta di non vedere Iris Nobile qui all'interno, perché è una delle fragranze fra le varie che io amo di più. Adoro tantissimo anche Rosa e Peonia. Magnolia mi piace un pochino di meno perché è molto più fiorita, quindi se voi amate le fragranze fiorite sicuramente la amerete tantissimo. L'idea però è graziosa per due ragioni. La prima è che vi permette di scoprire delle fragranze sempre del marchio differenti, magari che non avete mai provato. La seconda è che vi offre il vantaggio di avere delle taglie in formato anche da viaggio o da palestra o da borsetta, però con l'applicatore normale, quindi con l'atomizzatore spray. Io la trovo una cosa utilissima, sono felicissima di vedere questa confezione regalo, e infatti ve la sto proponendo sia per lei che per lui, perché mi piace tantissimo. Un'altra idea deliziosa, sempre per il mondo di profumeria, invece sono i cofanetti delle fragranze exclusive de Chanel. Questo è uno dei quattro che sono stati proposti dalla Maison. Ne esistono un po' per tutti i gusti, dalla versione un po' più orientaleggiante e speziata alla versione più fiorita o fruttata, e poi esiste il classico invece un po' più muschiato, quasi di bosco, che vi consiglio di andare a sentire tutti quanti. Questo che vi faccio vedere io, anche se è chiuso e ovviamente perché è un regalo, è la versione gardenia. All'interno contiene l'eau de parfum e la crema per il corpo. Sono confezioni anche qua decisamente corpose, non sono miniature, queste sono confezioni vere e proprie, hanno un costo abbastanza elevato, si aggirano su circa 240 euro, e le trovate nelle boutique e nei corner Chanel. Un'altra fragranza uscita da pochissimo che vi consiglio di andare a scoprire, perché tantissime persone a cui la sto facendo sentire la adorano e piace, è Joy di Dior. Non la troverete in questo cofanetto perché questo era quello che avevo ricevuto al lancio per la stampa, l'ho tenuto, ma in realtà la confezione è quella classica di un profumo. Io in questa occasione avevo avuto modo anche di intervistare il naso della Maison, che è François de Machy. È stata un'intervista piacevolissima perché lui è una persona che io adoro, è delizioso, è veramente un appassionato del proprio lavoro. Questa è la fragranza ed è una fragranza molto seducente, sbarazzina, un po' sfrontata se volete, è un fruttato fiorito particolare, anche in questo caso molto femminile, e il volto di questa fragranza è la protagonista anche di Hunger Games, che sono sicura conoscerete. Lei è una donna molto disinvolta, sicuramente fresca, senza peli sulla lingua, se volete racchiude in sé sia la femminilità che il lato più sbarazzino e spontaneo, che è una delle, diciamo, delle descrizioni che François stesso mi aveva dato di questa fragranza. Le note sono particolarissime, dovete andarlo a sentire, soprattutto capire come vira sulla vostra pelle, ma sicuramente piacerà tantissimo sia alle ragazze un po' più giovani che alle donne, quindi è una novità sicuramente che potete presentare come regalo, perché accoglie una fetta molto molto larga di consensi fra le donne, quindi sicuramente non sfigurerete. Se volete invece un profumo decisamente originale per la confezione più che altro, perché cercate quella cosa che fa colpo quando la vedete sulla tavola da trucco, sulla toiletta del bagno, o in generale se avete una persona che sapete che ama questo tipo di oggetti ma non sapete quale fragranza potrebbe piacerle, vi consiglio di fare un salto da Sephora. Sephora ha lanciato, questo è sempre il cofanetto stampa, quindi vi faccio vedere adesso la fragranza, ha lanciato una fragranza che si chiama Yes I Am, è un profumo di Cacharelle che è a forma di bullet del rossetto, guardate se non è troppo carino. Questo conosco una persona di nome Roberta, a cui mando un bacione che saluto, che sarebbe felicissima di avere se non lo ha già, perché lei adora tutto quello che è in versione rossetto. Credo che sia bellissimo, soprattutto per una ragazza, soprattutto per una donna che ama veramente gli oggetti anche da trucco e che è appassionata, sicuramente è qualcosa di iconico da avere nel proprio bagno. Ed è abbinato in un cofanetto molto carino,
che credo sia in vendita, se non ho capito male, fatto in questo modo. Al cui interno, oltre alla fragranza, ci sono anche quattro rossetti della linea Sephora in quattro colorazioni differenti, dal più scuro al rosso più intenso. Questo è uno dei quattro, per esempio. Quindi trovo che sia un cofanetto simpatico, anche qua un'idea regalo deliziosa, sia per chi ama il mondo delle fragranze che per chi ama il trucco. Difficilmente chi ama il trucco non ama i profumi. Sono due accessori, secondo me, che completano il look in generale, che creano quel vestito con cui vi presentate agli altri, che sono le labbra e la scia di profumo quando uno si avvicina. Quindi anche in questo caso andate a cercarlo, perché è un'idea regalo originarissima. E se invece avete delle ragazze un po' più giovani o volete comunque rimanere un po' più contenuti nel costo, un'altra delle cose che potete andare a guardare sono due nuove fragranze che vi faccio vedere, più che altro perché sono una novità in questo senso. La prima è di Bruno Banani, che è un profumo che non tanti conoscono. Esiste sia nella versione da donna che nella versione da uomo, ed è molto piacevole, molto, come note, è molto fresco ma anche femminile, una punta di dolce. L'altro invece è la nuova fragranza di Vera Wang, questa è molto giovanile, si chiama Princess ed è uno dei toiletti, infatti resta anche molto molto leggero. Altrimenti, come sempre, se chiedete a me personalmente, come cofanetti fragranze, una delle prime boutique in cui io mi direziono se voglio cercare un profumo, soprattutto per compleanno o Natale, vado da Jo Malone. Jo Malone, lo sapete, a me sta nel cuore, proprio perché è uno di quei brand che io amo. Sposa una filosofia fantastica, cioè profumazioni semplici ma che si possono combinare fra loro per creare fragranze uniche, che è un po' il tema della fragrance combining, e soprattutto nel periodo di Natale offre dei cofanetti meravigliosi. Quest'anno sono diversi, dai cracker un po' più piccolini se volete rimanere contenuti, fino al cofanetto anche con la casetta o il calendario dell'avvento, che costano anche 400 euro. Il cofanetto che invece vi propongo io, per esempio, è questo. È una boîte rotonda che all'interno contiene tre prodotti diversi. Faccio vedere all'interno come è fatta, così potete capire. Questi cofanetti già fatti propongono delle fragranze, dei prodotti, scusate, di una stessa linea, che potete quindi utilizzare fra loro per mantenere una nota olfattiva unica quando vi preparate. Questa, per esempio, è quella Blackberry and Bay, che è meravigliosa per il cambio di stagione, secondo me. Delle note particolari, sono fruttate con una punta acre, quindi sono sicura che piacerà tantissimo, soprattutto chi ama anche un po' le profumazioni unisex. È molto particolare. All'interno ci sono bagnoschiuma, lavamani, colonia e crema per il corpo. Quindi anche in questo caso Jo Malone propone delle cose carinissime, sicuramente da andare a vedere ed esplorare, perché, come vi dicevo, poi tra l'altro hanno un range di fragranze che è vastissimo, quindi sicuramente vi piacerà. E l'altra novità, sempre che vi avevo già fatto vedere su Instagram se mi seguite, ma che sicuramente è un po' da collezioniste da avere, è la versione di Numero 5 di Chanel in porpora. La boîte, in questo caso la bottiglia, si è vestita di rosso. Ogni tanto fanno questa cosa del lanciare un'edizione particolare della fragranza così tanto amata da tantissime donne. Questo è un grandissimo classico, sicuramente non sbagliate, e nella versione purpura è anche un oggetto da collezione, quindi veramente molto bella. Per esempio mia mamma l'adora, mia suocera l'adora. Io non sono tanto da Numero 5 perché per me è un po' troppo francese come tipo di prodotto, ecco. Non posso però dire che non sia raffinato ed elegante, è sicuramente un profumo che si sa contraddistinguere e che ha il suo bel perché. Spostandoci invece nell'ambito puramente body care, o in generale su prodotti che magari sono un po' più del mondo anche green, perché come sapete ci sono tantissime donne che fanno sempre più attenzione anche agli ingredienti che vengono usati, alle formulazioni eccetera. Il primissimo negozio di cui vi parlo è Beautyholic Shop. Ve lo cito da tantissimi anni perché è, secondo me, il top, l'eccellenza in Italia per il mondo green come siti di vendita online di prodotti e di marchi che abbiano questa filosofia alle spalle. E in particolare come brand vi consiglio Susan Kaufman, che stanno vendendo, perché ha dei cofanetti meravigliosi. In questo caso ve ne faccio vedere uno, che era il calendario dell'avvento, ve l'avevo già proposto anche l'anno scorso, l'hanno rifatto anche quest'anno. È fatto in questo modo, ci sono 20
24 ampolle in vetro che sono riutilizzabili, che contengono all'interno tutti i best seller del brand, da creme corpo, oli corpo, per cui sono famosissimi tra l'altro, e sono degli oli corpo e viso meravigliosi, i sali da bagno, il bagno schiuma, le creme corpo, lo shampoo, cioè c'è veramente da sbizzarrirsi. Ma quest'anno, forse ancor più del calendario dell'avvento, quello che vi farei vedere è invece questo cofanetto, che contiene, sempre di Susan Kaufman, che contiene in questo caso tutti i prodotti best seller per creare una routine invece perfetta per viso e corpo. Infatti all'interno, guardate che meraviglia, ci sono, ve li faccio vedere, ci sono tutti gli oli che servono per trattare la vostra pelle, hanno effetti differenti, gli oli da bagno, i prodotti per il viso, quindi crema notte, crema giorno, maschere, eccetera eccetera, e poi qui in alto ci sono invece tutti i trattanti per il corpo, dai sali da bagno terapici, nutrienti, calmanti, eccetera, fino al bagno schiuma e allo shampoo. Questo cofanetto secondo me è una vera scoperta, e se lo trovate ancora su Beautyholic Shop, secondo me è da non lasciarsi sfuggire, perché è bellissimo. Quindi sono contenta, tra l'altro l'ho dovuto tenere intatto fino adesso con la voglia che avevo comunque di usarlo, perché col fatto che non riuscivo a filmare non volevo farvelo vedere sbocconcellato qua e là di prodotti, quindi da stasera pensatemi nel mio bagno con i prodotti di Susan Kaufman e con tutte le altre cose che vi sto facendo vedere, tranne quelle che ovviamente devo regalare. Poi sempre per il corpo e per la cura della pelle, quindi skin care, partiamo, e fatemi sapere se siete stanche, perché potrei interrompere il video qua, no, continuo. Allora, per lo skincare, sempre da Sephora, trovate un brand in esclusiva di cui vi ho parlato già quest'anno, che secondo me merita tantissimo, e che è questo, Dr. Jart. Dr. Jart quest'anno ha lanciato una crema che si chiama Cicaper, che ha un colore verdognolo, ha una densità abbastanza spessa, corposa, quindi va massaggiata sul viso per qualche secondo, ma che ha un effetto strepitoso per i rossori e le discromie sempre sulla pelle. In particolare in questo cofanetto hanno inserito all'interno la crema, una crema in pot più piccolo, quindi perfetta per i viaggi per esempio, o da portare con voi, e poi c'è invece il siero, sempre della stessa linea, che si stende prima della crema. Allora, la crema di per sé come trattamento già è molto buona, funziona, anche se a mio avviso non è particolarmente idratante, quindi se avete una pelle molto arida non potete utilizzarla da soli, ed è per questo che in combinata con questo cofanetto e con il siero è la perfezione. Ma di per sé l'effetto che ottenete sulla pelle è veramente favoloso, cioè vi uniforma il colorito della pelle in pochissimi secondi, quasi senza dover mettere neanche il fondotinta. Andate a provarla, provatela anche solo su una metà del viso e vedrete subito la differenza, ma vi parlo di subito, cioè l'effetto è estetico istantaneo e in più è trattante, quindi mentre ottenete il risultato visibile state anche lavorando sul miglioramento della vostra qualità e grana della pelle. Altre prodotti invece sempre per il body care che vi consiglio sono i prodotti Yves Rocher, che sono perfetti secondo me da regalare, sono perfetti come stocking filler per fare dei pacchettini da infilare nella calza, come riempitivi, perché hanno veramente una marea di confezioni quest'anno di prodotti che sono, ma a parte che sono deliziosi, sono confezionati in maniera troppo carina e sono anche effettivamente dei prodotti validissimi, profumatissimi, piacevoli da usare. Quindi per me vanno incontro a tante esigenze, da quella olfattiva, perché anche le fragranze dei prodotti che usate sono una coccola nel momento in cui le usate, fino a quella textoriale, fino a quella di efficacia, quindi ve li consiglio vivamente. Tra i cofanetti che vi voglio far vedere di questo marchio, oltre al calendario dell'avvento, che anche lì andatelo subito a comprare se non avete avuto ancora occasione, c'è questo kit che sono tutti i bagnoschiuma in confezione mini, diverse fragranze, sono perfetti da portare in viaggio per scoprire tutte le profumazioni. E vi vorrei dire qual è il mio preferito fra questi, ma ce ne sono troppi: c'è la noce di cocco, mandorla e fiori d'arancio,
C'è quella all'oliva, mango e coriandolo, la vaniglia bourbon, ok, l'ho trovata la vaniglia bourbon, e il lampone con la menta, quindi veramente buonissimo. Così come c'è lo stesso tipo di cofanetto anche per le creme mani. Ragazzi, le mie si stanno screpolando per il freddo, quindi correrò ai ripari perché questo non lo regalo a nessuno, lo apro e me le uso tutte. Ma è una confezione carinissima anche questa, ci sono dentro la crema mani alla noce di cocco, all'oliva, mango coriandolo e vaniglia bourbon, indovinate da quale inizio. E quindi anche in questo senso, e poi l'altro che hanno fatto carinissimo anche, sembra un piccolo panettoncino pieno di meraviglie, è questo che è con la fragranza che hanno lanciato quest'anno. L'anno scorso era la vaniglia bianca, quest'anno invece hanno lanciato il tè dorato, si chiama Golden Tea, e all'interno il cofanetto contiene bagnoschiuma in miniatura, balsamo labbra, aspettate che ve li leggo, e latte corpo, quindi anche in questo caso si presenta benissimo, quindi perfetto da regalare a una collega, un'amica, eccetera. Ma di questa linea e in questo tipo di confezioni, sempre molto natalizie, esistono veramente anche i prodotti singoli, la saponetta, il burro di cacao, il bagnoschiuma, quindi potete veramente creare anche dei piccoli pacchettini, dei piccoli cestini da regalare componendoli come volete voi. Stesso concetto per Caudalie, ve l'avevo fatto vedere anche qua su Instagram, che ha lanciato questo pacchettino, secondo me delizioso, sempre con le creme mani all'interno, in tre profumazioni differenti. C'è la nuova Tè de Vigne, che è buonissima, Rose de Vigne e la Crème Gourmand, che personalmente è la mia preferita, ovviamente. E sono in formato anche qua perfetto, tascabile da inserire in borsetta, ma sono veramente troppo carine. Potete o regalarla intera oppure separare ciascun pacchettino e fare tre piccoli presenti, magari a delle colleghe, a delle amiche. Per quel che riguarda invece creme e cofanetti viso veri e propri, ce ne sono anche qua in commercio tantissimi. Io ve ne voglio proporre tre quest'anno perché coprono tre, secondo me, concetti differenti che mi piace raccontarvi. Inizio dal primo. Voi sapete che io quasi ogni anno sostengo dal punto di vista beneficenza o solidarietà un'associazione che è Teleton Italia. Ogni volta che loro lanciano qualcosa, dai biscotti al cuore di cioccolato, ai fiori, eccetera, io tramite una mia collega o in generale li vado a cercare, acquisto sempre i prodotti per sostenere in qualche modo la ricerca contro le malattie genetiche rare. In questo periodo in particolare, secondo me, le famiglie che sono colpite da questa cosa hanno bisogno ancora di più di vedere dei gesti e compriamo per noi dei prodotti che probabilmente faremmo ugualmente, andando però ad effettuare delle donazioni verso uno scopo, se vogliamo, più nobile, che sicuramente può essere di utilità a qualcun altro. Quindi, se potete, anche qua io ovviamente mi fermo qui col messaggio perché ognuno di noi sa cosa fare e cosa può e vuole fare, però magari pensateci se non lo avete fatto. Avene in questo senso quest'anno ha lanciato una partnership con Teleton Italia, dando vita a un cofanetto in edizione speciale per il Natale che all'interno contiene i prodotti Avene, la crema idratante UV Eyesh e la crema invece, scusate, il siero intensivo idratante con la pochette in omaggio. Quando acquistate questo cofanetto di Avene, oltre ad avere dei prodotti validissimi, perché Avene è un marchio fantastico, una parte di quello che voi spendete viene devoluto a Teleton Italia come donazione, quindi sicuramente è un regalo con cui avete qualcosa e fate anche del bene. Il primo che vi voglio suggerire lo trovate nelle farmacie, quindi anche qua potete andarlo a cercare. Se preferite invece il mondo della profumeria e volete muovervi un po' come vezzo tra il trattamento e il trucco, vi consiglio i cofanetti di Clarins. Ce ne sono tantissimi da uomo e da donna, sono bellissimi, tutti molto validi e con delle pochette meravigliose all'interno. Vi faccio vedere questo, che secondo me è troppo carino, che è quello con i tre oli labbra all'interno, la pochettina dorata, bellissimo anche in questo caso. E l'ultimo che voglio farvi vedere di cofanetto è un po' inconsueto per me, e l'ho scelto nel mondo non della profumeria, ma della grande distribuzione, perché è un prodotto che per me è un po' reminiscente di quando ero giovane, probabilmente è stato il primo tonico che ho utilizzato quando ero più giovane, perché mia mamma lo usava e la profumazione a me è rimasta carissima, cioè proprio mi piace, è un momento di coccola, e l'ho riscoperta da poco perché hanno rilanciato tutta la linea ed è Acqua di Rose. Quest'anno, tra l'altro, Acqua di Rose, oltre ai cofanetti quelli classici con l'acqua tonica e la crema, che esiste ormai in tre versioni diverse, da quella crème gelée a quella un po' più ricca fino alla crema notte o quella antietà,
Quest'anno ha lanciato un cofanetto, che è quello che voglio proporvi adesso, che trovate nella grande distribuzione, quindi, che all'interno ha un nuovo prodotto che è la mousse detergente viso, che io ho già provato per potervene parlare e che mi piace tantissimo. Ha una consistenza spumosa, delicata, una fragranza buonissima, a metà tra il delicato e il fiorito, molto femminile, che diventa piacevolissima da utilizzare e che strucca anche, direi, piuttosto bene il viso. Poi, abbinata al tonico, fate un trattamento e completate il trattamento in maniera perfetta, anche in questo caso con delle cifre contenute e regalando un prodotto e una scatola che sicuramente fa una bella figura. Passiamo invece ai device, quindi sempre mondo beauty, ma questa volta ci spostiamo dai prodotti veri e propri di trattamento e parliamo invece di quegli strumenti che possono essere utili per aiutarci per la nostra bellezza. È inutile che vi parli di prodotti cui vi ho già parlato gli altri anni, come sempre trovate sul mio canale tutti i video anche degli anni passati per prendere spunti e idee che restano comunque validi. Quest'anno però vi parlo di altri prodotti diversi, quattro in particolare. Allora, il primo è un epilatore, questo è quello di Braun, è il famoso Silk Peel. Sono sicura che tutte lo conoscete perché quando io ero giovane, per esempio, l'unico strumento che c'era e che era stato lanciato era proprio il Silk Peel, quindi per me è sinonimo questo marchio, è sinonimo questo nome, è sinonimo dell'epilatore per eccellenza. Ormai si è evoluto tantissimo e all'interno nella scatola trovate n.000 testine da utilizzare sullo stesso corpo motore, che oltre a epilare strappando quindi il pelo dalla radice, quindi vi consente di farlo una volta al mese quasi come se fosse la ceretta, in maniera però delicata e direi quasi indolore, soprattutto se vi abituate dopo le prime volte non sentite neanche più male. Adesso all'interno ci sono testine che sono anche gli adattatori per il viso, quindi potete utilizzarlo anche nella zona baffetti. C'è la testina rasoio vera e propria, che magari per zone un po' più delicate dove non vi sentite di strappare il pelo, c'è la testina massaggiante e le spazzole per il viso e per il corpo. Tra l'altro questa tecnologia è fantastica perché una volta stavate attaccate con il filo eccetera, invece adesso oltre a staccare il filo e poterlo utilizzare tranquillamente dove volete, la tecnologia vi permette di utilizzarlo sia da pelle asciutta che pelle bagnata, quindi... Che cosa volete di più? Ragazze, non avete più scuse. Io ogni tanto sento donne che si depilano solo d'estate. Ma perché? Perché dovete essere lisce, belle, morbide per voi stesse tutto l'anno, non solo d'estate. E poi c'è sempre, non si sa mai, la palestra, la piscina inaspettata, l'uomo inaspettato. Quindi ragazzi, mi raccomando, non vi trascurate. Poi altre cose che vi faccio vedere sono... i lumi. Allora, mi avete già sentito parlare di Omedix, è un marchio che io ho scoperto 2 anni a questa parte. Mi avevano mandato tempo fa, la prima volta, una specie di massaggiatore per la zona del contorno occhi che scaldava. Anche quel massaggiatore poi si è evoluto e io ho anche la versione successiva perché lo uso e mi piace tantissimo. Questo invece è un trattamento simile, però questa volta è un trattamento caldo-freddo. Si usa nella zona del contorno occhi, ma in generale anche sul viso, e consente di rendere la grana della pelle più compatta, più liscia, di sgonfiare tantissimo, di drenare, quindi anche in questo caso ve lo consiglio. Tenete il prodotto al di sopra, una punta in metallo che si scalda o si raffredda a seconda del trattamento che volete fare, e lo passate nelle zone che vi interessa. Per esempio, io utilizzo il caldo la sera e il freddo la mattina nella zona del contorno occhi per drenare con il caldo alla sera e sgonfiare con il freddo la mattina, e vi assicuro che la differenza la vedete subito. Sempre di Omedix poi è stata lanciata una spazzola che può essere una valida alternativa, spendendo cifre diverse, con uno strumento ancora più compatto rispetto ad altre spazzole viso più conosciute sul mercato. Ve ne parlerò un po' più nel dettaglio, quindi ve la faccio vedere adesso come idea, ma poi magari ve la recensisco. E l'ultimo device che voglio farvi vedere, sempre come idea regalo, me ne avete già sentito parlare, ve l'ho proposto anche sul blog, è Livia, che è uno strumento utile e secondo me innovativo. Non esiste in questo momento un'alternativa in Italia rispetto a questo, ed è un elettrostimolatore da posizionare nella zona addominale o lombare, che serve ad attenuare i dolori mestruali. Quindi se siete delle donne che soffrono di crampi all'addome, male ai reni e in generale appunto avete sempre una sofferenza in quel periodo del mese, questo può essere un regalo meraviglioso da farvi o da fare a qualcuno che conoscete, magari una figlia, magari una
giovane adolescente. Quindi ve lo consiglio perché non avete più in questo modo bisogno di prendere medicinali, di prendere pillole, pastiglie, che sono sempre cose chimiche che noi assumiamo, ma con il funzionamento dell'elettrostimolazione, quindi bloccando la trasmissione dei nervi per lo stimolo del dolore, riuscite ad alleviare anche il fastidio e il male che sentite in quei giorni. È piccolissimo, ve lo faccio vedere. È piccolissimo, è fatto in questo modo. Questa è la custodia con cui potete metterlo e riporlo in borsetta. Dentro ci sono gli elettrodi che si cambiano dopo un tot di tempo, ma all'interno della scatola ci sono già gli elettrodi per un periodo di 3 mesi. Lo potete mettere tranquillamente nei pantaloni e sotto l'abbigliamento che avete normalmente, non si vede niente. Quello che sentite è, sentite un leggero formicolio, un piccolo solletico quando lo utilizzate, e allevia veramente il male nel giro di 20-30 minuti al massimo. Cominciate già a sentirvi meglio se questi sono i disturbi che avete. Ovviamente se avete mal di testa non fa niente contro il mal di testa, questo vorrei che fosse chiaro, cioè non è che voi lo utilizzate a prescindere dal disturbo che avete. Funziona se il tipo di male, di dolore che avvertite durante il ciclo è un dolore addominale o ai reni. Il mal di testa per forza ci vuole. Ovviamente lo dico per chiarezza perché c'è sempre la domanda in agguato che arriva da parte di qualcuno. Spero che come al solito il video vi sia stato utile. Qui sotto lasciatemi anche le vostre esperienze, se ne avete avute con qualcuno di questi prodotti, altre idee sempre nel mondo beauty, se le avete da suggerire a chi guarda il video e in generale frequenta il canale. Nel box informazioni trovate come sempre tutti i riferimenti ai nomi dei prodotti, se esistono online vi metto anche il link. Io spero di vedervi domani con un nuovo video sempre sulle idee regalo. Vi ringrazio per essere state con me anche questa sera. Vi mando un bacione e se vi va ci vediamo al prossimo video. Ciao!